Figlio, affinché apra il nostro cuore ai fratelli, rendendoci strumenti docili del tuo amore e annunciatori coraggiosi del Vangelo. Manda, o Padre, lo Spirito Santo, promesso dal tuo Figlio, affinché edifichiamo la Chiesa con la nostra testimonianza di vita e ci rafforzi nella comunione e nell'accoglienza reciproca, affinché apprezziamo i doni e i carismi dei fratelli e delle sorelle. Manda, o Padre, lo Spirito Santo, promesso dal tuo Figlio, affinché fonda su di noi i suoi sette doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Il Salmo 22, lo sentiamo due cori, primo coro alla mia destra, insieme al tormento. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli e rocce mi fa riposare, alle tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi rialleggia il suo cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo ricasco mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una messa, sto sotto gli occhi dei miei nemici, costargi di oro del mio capo, il mio capace sulla roccia. Felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lungi sei anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. La benedizione di Dio su tutti voi, su tutta la diocesi, ma in particolare sul vescovo eletto della diocesi di Salvezza. Vi accompagni e vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. È un momento un po' particolare, tutti comprendete. Mi ero scritto giustamente perché non so se riuscivo ad andare a braccio. Elevo oggi veramente con tutto il cuore la mia lode a Dio e alla sua Santissima Madre per avermi guidato per tutta la vita riempiendola di tanto amore e di tanta gioia. E sono stato veramente aiutato, sostenuto da loro. Ringrazio di cuore Sua Santità Papa Francesco per avermi scelto e nominato Vescovo di Saluzzo. Ma con il Santo Padre ringrazio di cuore il nostro Arcivescovo, Monsignor Marco Arnolfo, e Padre Enrico, Arcivescovo Emerito, che mi hanno chiamato in questi anni a diverso titolo a ricoprire diversi ministeri nella nostra grande diocesi eusebiana. Ringrazio tutti i miei confratelli sacerdoti che mi hanno aiutato, sostenuto, sopportato in diversi ruoli, tutti i sacerdoti, anche coloro che sono presenti con la loro preghiera e con i loro diversi messaggi. Ringrazio veramente la grande famiglia, perché l'Arcivescovo ha già più di una volta detto che la Chiesa degli Arcelli è una grande famiglia. E con loro ringrazio il Cardinale Tarcisio Bertone, il Cardinale Giuseppe Versaldi e Sua Eccellenza Monsignor Gianni Rossi. Diremo i cardinali vescovi provenienti o comunque d'arcellesi. Ringrazio la mia grande, piccola, grande famiglia parrocchiale dei Cappuccini. E con loro le comunità di Motta dei Conti e di Candelora Edina.
ma ringrazio anche la famiglia Cupiani. Ringrazio perché mi hanno sostenuto con amicizia, con simpatia, sostenendomi in tutto e per tutto, sia come vicario generale prima che come moderatore di curia e vicario episcopale dopo. E con loro anche il nostro attuale vicario generale, Don Mario Lorio, che ha sopportato in questo anno la mia collaborazione. Ringrazio le suore del preziosissimo sangue, un vero aiuto, un vero dono, che è stato un punto fondamentale per me, per tutto il mio cammino pastorale, nelle diverse comunità, Motta, Gambia, Cappuccini. È un ricordo affettuoso a quelle che me le ha donate come aiuto e sostegno, Madre Luisa che dal cielo, e speriamo anche la tua madre confermi e continui. Poi non possiamo certamente dimenticare colei che è stata un po' la stampella, ma è stata come colei che con la presenza, con l'affetto che solo una madre può dare, mamma Grazia, mi ha aiutato ed è sempre stata con me in tutte le comunità parrocchiali, tenendo presenti i diversi orari, gli umori e soprattutto dandomi forza e coraggio in alcuni momenti. Spero che non rimanga più ad accendere. Non so se ho, ma io ho preparato ancora un piccolo pezzo che è quello che offrirei ai giornalisti e alla comunità, alla diocesi di Saluzzo. Primo messaggio che mi è stato chiesto. Inizia così. Carissimi saluzzesi, finora ho camminato con altri fratelli della fede che mi hanno edificato con la loro bontà e testimonianza. I loro volti e i loro occhi rimarranno sempre incisi nella mia mente e nel mio cuore. Ringrazio fraternamente, ritorno, il mio arcivescovo Monsignor Marco Arnolfo e il suo indimenticabile predecessore Monsignor Enrico Masseroni, che sono stati per la mia vita e il mio ministero testimonianza preziosa di come amare e servire la Chiesa, il gregge di Dio. Il distacco, seppur doloroso, è superato dalla certezza di poter testimoniare nella Chiesa di Saluzzo la fede, la speranza e l'amore ricevuto dalla Chiesa di Vercelli, da cui provengo. E qui non c'è scritto, ma i nostri sacerdoti, coloro che mi hanno conosciuto fin da piccolo, e mi hanno preso e mi hanno sopportato da 3 anni a fare il perchetto di Carlo Pellizzaro, e poi successivamente tanti altri sacerdoti, come Marcello Novella, Paragonistro Piano, mi hanno veramente aiutato a capire e a discernere il mio cammino. Ma anche di trovare il desiderio di una comunità, quella di Saluzzo, disposta ad accogliere il suo nuovo pastore per sostenerlo nel servizio pastorale. Saluto e ringrazio fraternamente, rivolgendomi a Saluzzo, il vostro amato vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Guerrini, che vi ha guidati e sorretti con cuore generoso e con mano sicura. Con lui saluto Monsignor Do e Monsignor Bona, suoi predecessori. Monsignor Bona ha compiuto l'11 dicembre 90 anni. Ti hanno guidato con sapienza evangelica la Chiesa di Saluzzo e tutti i confratelli vescovi che da essa provengono. Saluto in particolar modo i confratelli sacerdoti, di cui ancora non conosco i nomi e i volti, ma sulla via che Dio ha tracciato per noi ci aiuteremo a seminare la parola della risorta, condividendo insieme le preoccupazioni e le ansie pastorali.
La mia prima gioia sarà quella di conoscere e voler bene ai presbiteri a me affidati e confrontarmi con loro sulle scelte pastorali per il bene della nostra Chiesa Assoluzzese. E anche se non è scritto di questo, devo ringraziare il Vescovo Marco, il Vescovo Enrico. Saluto i diaconi presenti, i religiosi e le religiose, insieme a tutto il popolo di Dio e le autorità civili e militari. Desidero stringere ugualmente le mani di tutti, anche di coloro che, pur non condividendo la speranza cristiana, si impegnano perché la loro vita e quella degli altri sia più degna del mondo. Vorrei incontrare tutti gli ammalati, i sofferenti e le persone anziane, per assicurare loro un ricordo del tutto particolare, ben sapendo che la loro presenza nella nostra Chiesa è preziosa agli occhi del Signore. E a tutti auguro un Natale ricco di speranza e di gioia cristiana. Vi chiedo di ricordarvi nelle vostre preghiere, perché possa essere un vescovo a immagine di Cristo buon pastore, affinché il mio ministero sia fecondo e perché tutti siate sempre presenti nel mio cuore. Vi abbraccio tutti e vi auguriamo di accogliere con un cuore aperto Gesù nel suo Natale, insieme alla Vergine Madre, San Giaffredo, San Costanzo e il venerabile Don Bernardo Mattio. Ci assista e ci accompagni in questo cammino. E San Giuseppe. Thank you.